Prego, deputato Sibilia, anche se le ricordo, prima che lei parli, le ricordo che anche lei ha citato dei nomi di colleghi. Che non ci sono, e potevano rispondere. Strano. Prego, e la polemica io farò è fatta anche di questo. Durerà Sibilia. Prego, durerà la parola. Un po' di silenzio, grazie. A lei la parola. Durerà pochissimi secondi perché il tempo degno di rispondere a un 2% in Parlamento, ecco, questo è il tempo degno che ci vuole. E io però, è vero, ho preso 113 voti ed è verissimo, infatti ne vado anche orgoglioso di quei 113 voti. Io non ne ho comprato neanche uno e non ho promesso neanche un posto di lavoro. Quindi, prima di parlare delle... E non le chiamate parlamentari, chiamatele primarie, quelle sono un'altra cosa. Quindi prima di parlare degli altri, sciacquatevi la bocca. Bene, torniamo all'emendamento 3.18. Ha chiesto di parlare... A che titolo, deputata Picerno? A titolo personale, per fatto personale, prego. Sì, Presidente, no. Io... Ah, sull'emendamento, ok. Per dire che io capisco che per il Movimento 5 Stelle l'onorevole Sibilia è una sorta di leader, considerato che abbiamo tra le loro file eletti con 30 voti addirittura. E vorrei anche ricordare... Perché occorre farlo, che tra i banchi del Movimento 5 Stelle, nelle file del Movimento 5 Stelle, siedono anche mamme e figlie elette. Parlo della circoscrizione Lazio 2, mamma al Senato e figlia alla Camera. Parlo degli onorevoli Ivana Simona e Cristian Iannuzzi, considerato che siete bravi a citare nomi e cognomi dei colleghi. Così come vorrei ricordare che l'onorevole Giovanna Mangili e l'onorevole Laura Bignami sono compagne di eletti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Vorrei anche ricordare che l'onorevole Cancelleri è la sorella di Giancarlo Cancelleri, capogruppo all'Assemblea regionale siciliana, così come l'onorevole Cristiana Di Pietro è sorella di Stefano, consigliere comunale di Genova. Si parla di una vera e propria, siamo di fronte a una vera e propria parentopoli, signora Presidente, e lezioni da chi fa parentopoli, proprio questo Parlamento non se le merita e comunque noi non le accettiamo. Grazie. Ha chiesto di parlare l'onorevole Buonanno, ne ha facoltà. Colleghi, lasciate parlare il deputato Buonanno. No, mi scusi. No, io posso parlare o me ne vado via? Perché ogni volta che io devo parlare... Parli con c'è me. Una roba, questa lei, è la democrazia. Lei, deputato Buonanno, può parlare allora, e deve parlare. La prima cosa che le voglio dire è questa. Se ci però so... dovete fare silenzio. Se ci sono, c'è un presidente della Camera e poi ci sono i vice, mettetevi d'accordo sulle regole, perché io stamattina per fatto personale ho chiesto la parola, mi è stato detto dopo fine seduta. Qua oggi c'è lei e qualcun altro invece può farlo. O l'arbitro fa le stesse regole, oppure ogni volta che c'è qualcuno che presiede l'aula fa le regole che vuole e questo è sbagliato. Grazie, questo era il suo intervento, era una... ok, no, allora... Mi scusi, perché se non no, sono non del Partito Democratico... Se il tema del suo intervento mi scusi, fosse questo non sono amico della Lorenzetti, mi scusi, io voglio parlare. L'emendamento 3.18, bene, lei voglio ha parlare, la certo, voglio parlare per dire bene. Questo. L'ipocrisia che c'è in quest'aula, basta andare a vedere come mi è capitato oggi... Nella sala delle letture che c'è qua, dove, visto che qua tutti fanno la morale, si mettono dei lucchetti che neanche a Guantanamo ci sono perché i giornali spariscono e poi si viene qua a discutere di una cosa o di un'altra dove in quest'aula ci sono cose del genere.